Ciao, io sono Viola e parliamo di Naturalmente. Vedete, questo è il nostro logo. Siamo su Facebook e siamo online con il nostro sito horsecomfort.it. Questo invece è Lauro, un maremmano, e adesso sta facendo lo spuntino. Abbiamo pensato e messo a punto, dopo tanti anni di studio, un metodo, un percorso, diciamo un percorso per migliorare la relazione con il cavallo, che questo sia il cavallo di casa, un po' come lui, o che sia invece un cavallo da competizioni sportive di un certo livello. Perché questo? Perché avere una buona relazione con il cavallo significa poi ottenere il massimo da lui, e questo è quello che vogliamo nel caso di una competizione sportiva o nel caso di un semplice trekking la domenica quando andiamo fuori con gli amici in campagna a cavallo. Primo step è diviso in tre step. Il primo riguarda la relazione da terra, perché dobbiamo imparare subito come gestire il cavallo, lo spazio, noi e il cavallo nello spazio. Arriva il maniscalco, arriva il veterinario, c'è da tosare il cavallo, caricarlo sul trailer, deve fare la doccia, entrare nel lavaggio, insomma tutta una serie di movimenti, tutta una serie di azioni della routine che a volte diventano complicatissime ed insormontabili. Quindi lavorare da terra per imparare questa relazione con il cavallo e impararla anche con il cavallo in libertà, molto divertente. Vedrete che è una cosa che vi affascinerà e cambierà il rapporto con il vostro cavallo. Secondo step, il benessere del cavallo e della sua muscolatura. Il cavallo ha una muscolatura importante, quella della schiena, del collo. Quella della schiena ci deve portare, quindi deve essere al massimo della forma, così come tutta la muscolatura del collo che sostiene il peso del cavallo. Dobbiamo fare una ginnastica giusta, un lavoro giusto, lo impareremo lavorando alla longia, un lavoro di stretching e anche un lavoro di fitness, per spiegarvi meglio una sorta di pilates per la muscolatura del cavallo, per avere una condizione atletica ottimale, per evitare anche tutti gli infortuni articolari che possono succedere se la muscolatura non è al punto giusto, non lavora bene, non ha una preparazione atletica giusta. Terzo ed ultimo step, noi siamo a cavallo, dobbiamo essere dei veri centauri, essere tutt'uno con il cavallo per avere il massimo da lui. Dunque è importante avere un buon assetto e poi è importante avere delle buone mani, perché le mani sono quelle che sono a contatto con le redini, quindi direttamente con la bocca del cavallo. Dobbiamo imparare a parlare le nostre mani e la bocca del cavallo. Vi aspettiamo dunque per fare questo percorso che si chiama Io e il mio cavallo. Vi aspettiamo!